Ma che video di merda. Quante visualizzazioni ha? Salve amici internauti e benvenuti in questo nuovo video tag. Che cosa c'è nella mia borsa? Sì, è una borsa della Nutella. No, non è un product placement. Sì, mi piace la Nutella. Se mi fosse piaciuto fumare avrei avuto una borsa della Marlboro, invece una borsa della Nutella e sono grasso. Grazie di averlo sottolineato ancora una volta. Come sempre, si deve sempre andare a parare su queste cose qui. Voi siete degli stronzi. Dicevo, benvenuti in questo nuovo video tag. Che cosa c'è nella mia borsa? E ho sentito il bisogno di fare questo video perché era il momento sul canale di portare qualche video serio, qualche video che affrontasse un argomento abbastanza spinoso anche, abbastanza controverso. E quindi oggi parleremo di cosa c'è nella mia borsa. Come ogni ragazza, anch'io vado in giro con la borsa per portare tutti i suppellettili che mi aiutano ad affrontare la giornata. Non sono una persona che esce parecchio, però quando esco voglio essere sempre pronto a tutto. E quindi andiamo a vedere cosa c'è nella mia borsa. Ecco, prima di tutto un bel cambio di mutande, perché la mia nonna mi ha sempre insegnato che devi avere sempre le mutande pulite. Non importa quello che ti può succedere, devi sempre aver mangiato e avere le mutande pulite, perché non c'è disonore più grande di finire all'ospedale con le mutande sporche. Quindi se ti succede qualcosa devi avere mutande e calzini puliti. Ecco, voi potete immaginarvi la mia nonna tipo antenato di Mulan, per dire, disonore, disonore di qua, disonore di là, quindi è sempre avere una scorta di mutande pulite, così se perdi una gamba in un incidente puoi cambiarti le mutande. Anzi, anche prima, dato che c'è una gamba sola da infilare, insomma. Poi c'è una copia del Corano. Nel caso mi fermasse un estremista islamico, almeno così sono protetto e posso fargli vedere che rispetto i loro testi sacri. Poi c'è tutto il Vecchio Testamento, tutti i quattro volumi del Vecchio Testamento. Che nel caso mai mi fermasse un estremista cattolico, almeno sono pronto e non mi ammazzano. Poi c'ho dal Big Bang ai Buchi Neri di Stephen Hawking, così se mi fermasse un estremista ateo so come comportarmi. Poi cos'altro mi riserva la mia meravigliosa borsa? Allora abbiamo. Okay? Abbiamo Jenny che mi porta sempre dietro nel caso qualcuno avesse un infarto e Scrubs mi ha insegnato che il modo migliore per curarla è tirare dei gattini addosso. Inoltre mi fa fare views con questo video. Poi, cos'altro c'è? Ah sì, c'ho il fumetto di Sio nel caso dovessi andare in un bagno pubblico e non trovassi la carta igienica. Delle racchette da ping pong nel caso dovessi finire in guerra in Vietnam e dovessi trovare uno sport da fare mentre mi curo. E poi. Non avrei dovuto farlo. E poi, dato che vi piacciono così tanto le challenge, i video tag di cosa c'è nella mia borsa, dentro la mia borsa c'è un'altra borsa. E cosa c'è in questa borsa? Lo scoprirete solo in un prossimo video tag di cosa c'è nella mia borsa. Eccomi, citernauti, cosa c'era nel mio video tag, cosa c'era nella mia borsa. Spero che questo video vi faccia riflettere, che possa portare presto altri argomenti così interessanti e controversi sul mio canale. Il prossimo video tag è a 1000 mi piace sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video.